Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi Cat Quest e continuiamo con la missione del volo. Ed eccola qua, il volo del drago. Vediamo se riusciamo a sbloccarla. Avete la gemma, vero? Non sarò più un cespuglio. Questo è il cespuglio che ci parla. Forse finalmente ci insegnerà a volare. Sono così gattelettrizzato. Ho l'impressione che ci stiano prendendo in giro. Ovvero, non voleremo mai, ma si trasformerà in un drago e dovremo sconfiggerlo. Ma questa è una mia opinione o supposizione. Restituisci la gemma e vediamo cosa succede. I miei ricordi stanno tornando. Eccolo qua, per tutti i gatti. Ho visto un drago. Ora ricordo tutto, tutto il dolore, la perdita, la sofferenza. Ci stai spaventando. I draghi una volta, tanto tempo fa, visitavano questo mondo. Avevano un grande potere magico, i vecchi maestri li imploravano di poter apprendere da loro. I draghi erano gentili, condividevano la loro magia. In cambio, i vecchi maestri promisero di aiutarli quando ne avrebbero avuto bisogno. Ma ci sta spiegando la missione, cioè la storia. La storia si fa sempre più... si infittisce, sempre più complessa. Non è una semplice storia, è proprio conflitti, tradimenti. Anni dopo i draghi... Anni dopo i draghi tornarono qui per fuggire dal loro pericoloso mondo. Sapete cosa accadde? Non c'ero. La guerra contro i draghi. Io fui privato del mio potere e fui intrappolato qui per secoli. Quel che è peggio è che voi, sangue di drago, avete sterminato i miei fratelli. Oh, attenzione, questo non va bene, scappa. Ma perché devo scappare? Non voglio scappare. Adesso c'è il muro. Ah, ci segue. Preparati. Si è trasformato in un drago. Guarda, me lo immaginavo. Aia. Ah, ma è velocissimo. Poi io sbaglio. Guarda come si cura. Ma tu pensavi di... Zanna fiammeggiante. Credo che non tutti i draghi siano malvagi. Ottieni il potere... Attiva questa icona per volare sui rovi, quindi possiamo andare a nord. Fusalmente sai volare. Coraggio, dobbiamo ancora sconfiggere i draghi di Dragot, così potremo salvare tua sorella. Wow! Adesso possiamo volare. Ma il volo non è quello che pensavo. È semplicemente passare delle aree. Però va bene. Allora, dunque. È la mia... Forse è la mia AA. Che era una vecchia canzone, bellina, carina. Ok, allora, vediamo un attimo. Vediamo un po' qua. Livello 50. Voglio fare questa missione qua. L'eroe dimenticato, livello 70. Io c'ho una voglia matta di farla, però. La facciamo. Mi serve sacchetto di carta, sciarpa blu, spada di legno. Ai. E così gatto si è sposato una bacheca e un bel mezzo di una raccapricciante isola che chiede degli oggetti. Ma sono costretto a dare una mano da qualche potere più alto là fuori. Mettiamoci al lavoro. Dovremmo chiedere ai contadini delle informazioni. Prima però... Ci facciamo la caverna fantasma. Grazie. Ma questo è grosso. Ok,
Wop, 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 wop. E via. Cosa ci dai? Cosa ci potenzi? Il cappello da mago. Ok. Via, via, via. Ok, anche lui è grosso, però è un po' stupidino. E via. Cosa ci do? Dai. Ci potenzia la bacchetta da mago. Niente di particolare in questa caverna. Poca roba. Molta poca roba. Andiamo a fare l'altra. Vediamo. No, livello 70 un po' alto. Questo ci dà altre informazioni? Andiamo. Ma lo stesso. Niente, l'abbiamo già fatta questa. Andiamo a comandare, come diceva una cosa. Allora, dai, muoriti. Aspetta, facciamo così. Ah, ma c'è il tasto. L'ho visto adesso. Contadini, sapete dove si trova il sacchetto di carta? Li trovate nelle torri di guardia che vengono forniti sacchetti di carta di cui nascondersi per le emergenze. Miau, sei ben informato, gatto, grazie. Allora, avete visto quel pulsantone che io ho visto solo adesso? Ovvero questo? Però non possiamo volare. Cioè, possiamo volare, però non possiamo alzarci. Gatto soldato, dacci un sacchetto di carta. Non posso, miau. Distribuisco i sacchetti di carta solo in situazioni di pericolo. Fai sul fu serio? Conversazione molto, molto intensa. Intensissima. Guarda cosa abbiamo qui. Gattaia. Ho sentito che le viverne adorano la gattaia. Le nostre zampe sono un po' scivolose. Se le facessimo cadere accidentalmente qui... Ah, proprio minacciamento. Cosa? Non riesco a sentirti. Non hai detto... Hai detto un sacchetto di carta? No, sì, no. Sì, sì, prendilo, miau, prendilo. Metti via quella gattaia. Niente male. Oh, un'altra cosa. Cosa? Sai dove trovare una sciarpa blu? La maga sulla strana isola adora le sciarpe blu. Chiedete a lei, non è a me. Non a me. Per favore, andate via. Grazie, ti faremo una visita la prossima volta. Arrivederci. Ok, via. Si può... No. Cercando di capire se si poteva... No? Ok. Però è più veloce. Uno spirito blu e una traditaria di blu, cosa graziosa. Ah, è una sciarpa blu? Naturalmente, piccolo esserino blu. Mentre la cerco, in cambio, mi procurate dei minerali di mio ladio? Il tuo amico triste, pelo giallo, ne sembra capace. Ho indicato dove potete trovarli. Andiamo a prenderli. Scegli con attenzione, amico. È difficile cercare minerali con i mostri in giro. Prima di aver sconfiggere tutti i nemici che ci sono all'interno. Ma all'interno di che? Di questo? Questi 70. Questo è 99. Questa l'abbiamo fatta. Signori, tentiamo la sorte sulla 70. Siamo bassissimi, eh. Però... Voglio sfidare io. Se no, non è una bella challenge. Sfida.
58, signori, 58. Asino cotto. Prendiamoci un po' di mana. Che il mana si rigenera colpendo i nemici. Se ci fulliamo, full vita ci recupera anche lo scudo. Ok. Recuperiamo il mana. Ok, siamo a palla. Perfetto. È un po'... Aia. Ok. Qui sotto cosa c'è? Niente, questo lo facciamo fuori. Oddio, questi qua sono infernali. Però no, non sembrano. Sembrano infernali, ma non tanto, eh. Aia. Vabbè, allora. Va bene, allora, Iota. Schivalo! Oh. Ok. Niente, ho perso la tempistica. Oh. Meno male che era l'ultimo. Cosa c'è? Cosa vedono i miei occhi? No, 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 no. Io devo andare lì. Scommetti che si vada là. Immaginavo. Apriamo la nostra... Cos'è? 15 o 16esima? Oh, una spada dorata. Il salvatore. Cosa fa? Ehi, attenzione. Meno 23 di attacco. Ci dà difesa e magia. Però solo difesa e magia. Ci toglie l'attacco. Solo per provarla. Questo ci dà più attacco, 23. Vabbè, usiamola per un po', vediamo un po' come va. Sì. Quindi abbiamo fatto 100. Vediamo. 116. 100, sì, 104. Vabbè. Ok, quindi andiamo qua. Grazie per il miau. Ecco a voi la sciarpa blu. Lavatela naturalmente. Per la spada di legno sono sicuro che Maestra Kitty può fabbricarne una. Madre che... Sveniamo e andiamo a vedere cosa ci manca. L'ultimo oggetto, in teoria. Maestra Kitty, giusto in gattempo, ci serve una spada di legno. Oh, non è adorabile, ci vorrà solo un secondo. Aspettate qui. Ecco, non c'è bisogno di pagarmi, tesori miei. È stato un lavoro facile.
Sembrate un po' stanchi, ricordate di gatto dormire. Ok, abbiamo tutto, balziamo indietro alla bacheca. Prima di balzare indietro... No, non posso. Ok, andiamo, voliamo perché è velocissimo volare. Oh, c'è una nuova nota. Metteteli nei cerchi che si trovano lateralmente. E noi abbiamo salvato? Sai che non mi ricordo. E allora andiamo a farlo. Andiamo a salvare. Allora, andiamo qui. Ok, ci sono dei cerchi qui. Mettiamoli qui. Allora, primo. Ok. Abbiamo anche il 59, signori. Livello 59. Abbiamo messo tutto. Ora cosa succede? Un mostro, sicuro. Miau, aspettiamo prima di preoccuparci. Qua, sicuramente qua. Credo che stia per succedere qualcosa di grosso. Eccolo che arriva. Beh, neanche più di tanto, eh. Via. Via. Mi devo recuperare un po' di mana. Devo fullare. Quindi facciamo la strategia attacca e scappa. Abbiamo anche lui. Ok. Che è ripoppato, lo utilizziamo come cavia. Ok. Facciamo così. Oh, grazie per avermi resuscitato. Ma cos'è? Miau, c'è una voce nella mia testa. Ora fatemi risuscitare davvero. Scaricamento slash hero. Gratis. Hai. Tutto... Quello che è gratis e gattastico. È scomparso. Ma guarda lì. Spada distruttrice. E quello? Testa distruttrice. Sciarpa distruttrice. Dovremmo scaricare tutti gli slash hero. Non l'ho capita. C'è tipo un DLC? Non l'ho veramente capita. Va bene. Se non mi ricordo male, avevamo lasciato indietro da queste parti. Ma se faccio così lo prendo? No, perché sto volando. Ok. Eccola lì. Una quest di livello basso. Mia sorella è così malata, qualcuno può aiutarci? Un momento, questo mi è così tremendamente familiare, andiamo a dare un'occhiata. Questa già l'abbiamo fatto. Ti serve della gattaia, trovate la gattaia, non serve più vicino, montagna est, eccetera, eccetera. Allora, intanto salviamo. Allora. Proviamo a farla, ma ho l'impressione che sia una... questa ripetizione. Esatto, stiamo per cadere... E praticamente dice che gli sembra familiare, stiamo per cadere in un'imboscata. Possiamo avere... possiamo nasconderci lì per vedere...
Ora. Eccola lì. Sono proprio un genio. E guarda, la gattaia non è calpestata questa volta. È cambiato qualcosa, eh? C'è stato qualcosa di diverso dalla volta scorsa. Adesso vediamo un po'. Andiamo qui. Vi ho detto di stare lontani. Eh? Mi sono con dei lavori di per Draco. Prendete questo e tornate mai più. Questa è davvero l'ultima volta che ve lo dico. Ora ne sono sicuro. Questa città è uno specchio di fronte. Di fronte. C'è un potente maledizione in corsa. La città di fronte dovrebbe contenere l'ultimo pezzo del puzzle. Questa? Aspetta. Oh, mia sorella non si sveglierà, favore, aiutateci. Questo potrebbe darci qualche dettaglio in più sulla sua maledizione. Andiamo. Oh, catavventurieri, siete tornati. La gattaia che ci avete dato ha aiutato molto mia sorella, grazie. Ma noi non abbiamo. La febbre di mia sorella sembra essersi abbassata, ma non si sveglia. Continua ad aggirarsi durante il sonno e menzionare un cavaliere. Fusavore, dovete aiutarci. Sembra opera di uno spettro, a volte entrano nei sogni impedendo agli ospiti di svegliarsi. Fortunatamente gli spettri lasciano anche un forte odore che gli spiriti come me possono individuare. Seguiamo le tracce. Rabbrividiamo. Dobbiamo sfumiggere tutti, ma soprattutto c'è anche una cesta, che noi non abbiamo ancora aperto. Quindi, gli facciamo tanto male a questi. Esatto, poi andiamo di qua. Uccidiamo questi. Anche lui. E vediamo un po', allora. Credo che possiamo agitare le zampe per dire addio a quello spettro. Comunque torniamo indietro, ora la sorella del conte dovrebbe svegliarsi. Ma apriamo la nostra 16ª chest. Cappello da gentiluomo. Aspetta. Perché forse. No. No, no, no. Ok. Andiamo. Salviamo. Grande salvataggio. E poi andiamo verso nuove avventure. Nuove fantastiche avventure. Ok, niente di quello che avete fatto. Che fate cambierà le cose. Lasciatela in pace. Lasciatela la sorella. Ma la sorella, anch'io c'ho la sorella. La casa è di nuovo vuota, abbandonata da molti anni. Qualche gattidiota ha finito di permaledire tutta la città. Potremmo saperne di più in una città di fronte. Sta facendo fare a destra e a sinistra praticamente. Sono l'incubo del cavaliere. Durerà un po' di più questo gameplay, ma va bene così. Voglio sapere. Voglio scoprire fino alla fine questo mistero delle due città gemelle. Ora mia sorella non si sveglierà. Favore, aiutateci. A differenza dell'ultima volta, sappiamo che si tratta di uno spettro. Facciamo presto. Tanti possiamo volare. Eccolo qua. Dovete smettere di intromettervi. È l'unica cosa che mi resta di lei. Morite. Ah, ma forse stiamo facendo. Forse stiamo sbagliando. Cioè, lui ha un ricordo. E forse qualcosa mi dice che non sarà l'ultima volta che lo. Torniamo in città. Un presente. Secondo me lui ha un ricordo. E lui vuole vivere di questo ricordo. E praticamente non vuole svegliare la sorella. Perché se no, se la sveglia, muore. E quindi praticamente la tiene in vita così. E noi ci siamo intromessi. Non riesco più a volare, ecco. E secondo me stiamo facendo una cosa sbagliata, eh. Sorella, mi dispiace tanto. Non sono riuscita a salvarti, sono così inutile. Se solo avessi il coraggio di utilizzare quel libro. È stato solo un ricordo magico tutto il tempo. Quindi il contadino non è riuscito a salvare la sua sorella alla fine.
Coraggio, andiamo, scopriremo di più nella città di fronte. Ci sono rimasto un po' male. Spero di poterla aiutare. Serve aiuto per cercare un libro, cercasi guida. Se scopriamo. Infatti è cambiata anche la musica. Se scopriamo cos'è questo libro, forse possiamo rimuovere la maledizione. Sì, perché ci sono rimasto male. Il contadino non è a casa, dove è andato? Ma ha lasciato una traccia. Forse possiamo seguirla, facciamo presto. Il problema è che volando andiamo velocissimi, ma non ci diamo, non grindiamo più praticamente. Mi sento un po' perso. Ho ritrovato la traccia. La traccia porta ai campi Gattibiti. Dobbiamo fare attenzione, intesi, i mostri al loro interno sono davvero forti. Sembra che siamo arrivati troppo tardi. Il libro pare ce l'abbia lui. Scommetto che è responsabile di tutto questo disastro. Forse se ripetiamo questa missione possiamo fermare il contadino prima che trovi il libro. No, ormai ti devo uccidere te. Eh sì. Ah, un attimo perché cercando di ucciderli. Uno l'ho ucciso. Ok, 2481 di slavana, di punti, di XP, buono. Cioè, sembrerebbe che ne valga la pena. Fai il coso. Ok. E infatti siamo a livello 61. E l'ultimo che ci manca è lui. Ok, infatti si sale subito di livello. Allora, vediamo un attimo, torniamo nella città gemelle. Esatto, salviamo. E vediamo se riusciamo a risolvere. Essendo città gemelle, ce le fa ripetere due volte le quest. Serve aiuto a cercare il libro. Ok, battiamo quel contadino con il suo libro. Vai, vai. Andiamo dal contadino. Scavi una buca in cui pensi si trovi il libro. Ricevi uno strano libro. Fatto. Il necro Zampicon è il libro che fa risuscitare i morti. Il contadino deve averlo provato a usare il libro, ma ha finito per maledire la città e dividerla in due. Ok, restituitemi il libro, è arrivato. No. Stai zitto. Quel mago continuerà a tornare se non distruggiamo il Zampicon, ma solo il gatto che ha lanciato l'incantesimo potrà spezzarlo. Dobbiamo trovare il contadino. Ok. Andiamo a vedere dov'è il contadino. Ancora voi due, in cosa posso esservi? Tu devi rimuovere la maledizione ora. No, state lontani da lui. Poi. Una strage ho fatto. Ok. Io non capisco cosa succede. Ascolta, gatti idiota. So che vuoi bene a tua sorella, ma niente te la restituirà nonostante tutti i tuoi tentativi. No, il necro Zampicon, se lo solo vole avessi, mi dispiace, dovrei accettare che tua sorella non ci sia più. Hai ragione, non era questo che volevo per noi. Grazie a tutti e due.
Ora capisco cosa devo fare. Phew, credo che la menzione sia stata rimossa ora. Il contadino ora può riposare in pace. Eh sì. Ce l'abbiamo fatta, signora. Ah! No. La risoluzione gemella, ce n'è un'altra. Venite da me, mi serve il vostro aiuto un'ultima volta. È quel mago, ma scrive proprio come parla. Eh? Grazie per essere venuti. Sicuramente entrambi ora sapete chi sono. Sei quel contadino catidiota, vero? Sì, ho trascorso anni a studiare il necrozampico e mi ha cambiato. Il mago ti dà della gattaia familiare. La portereste sulla tomba di mia sorella, era la sua preferita. Se questo ti fa riposare in pace, lo faremo. Ora coraggio, so dove vuole che andiamo. Cimitero, in alto. È un po' triste questa. Già. Sì, pensa che i gatti sepolti qui rinascono con nuove vite, sai? Un'antica superstizione, ma la gente non l'ha dimenticata. Metti la gattaia sulla lapide. Non troverò mai davvero un modo per risuscitare mia sorella, ma forse ora possiamo finalmente riposare entrambi. Grazie. Oh, prendete questo. Non ci serviranno più. Un sacchetto d'oro cade dal cielo. Wow, è un bel po' d'oro! Devono essere i risparmi di una vita di un contadino. Grazie, contadino. Spero che tu e tua sorella troviate la pace. Ah, 2000 oro ci ha dato. Quindi adesso abbiamo finito? Vediamo. Dovrebbe essere completata le città gemelle. Sì, abbiamo completato le città gemelle. Ma questa caverna qua, livello 50. Ah, però andiamo a salvare. E direi di chiudere qua perché è durato un po' tanto questo gameplay, ma è stata una bella missione. Mi è piaciuta. Un po' triste, però. Che si è risolta con un po' di denaro regalatoci. Bene, ragazzi e ragazze, spero che vi sia piaciuto anche quest'altro gameplay di Cat Quest, che non finisce di stupirci e va sempre oltre alla classica trama e alla classica quest. E alla prossima. Bye bye.